Ma sinceramente è un'amministrazione, questa comunemente è un'amministrazione di centro-sinistra o di sinistra-centro. In genere le amministrazioni, io sono al di sopra dei partiti, non mi identifico in nessuno di due schieramenti, sono trasversali, sono cinque, ma storicamente la sinistra dovrebbe almeno istituzionalmente, storicamente, andare incontro alle categorie più deboli, più fragili. Beh, se noi vediamo questo provvedimento assurdo, quello appunto di la volontà di annullare le sezioni per quanto concerne l'aliquota appunto della nazionale comunale IRPEF il discorso vale parimenti. È la linea proprio di condotta, è la linea dell'amministrazione comunale di Taranto che ha la forma mentis, riesce a attuare l'anno pubblico in spese pubbliche assolutamente inconsistenti, andando poi a penalizzare il cittadino contribuente. Possiamo vedere questo modus operandi in vari settori, possiamo parlare di danni, possiamo parlare di tradizionali popolare, possiamo parlare di tutto quello che volete. C'è un minimo comune denominatore, quello di mettere le mani in tasca ai cittadini, né più e né meno. Quando si dice ma ci sono varie realtà, varie situazioni, come anche detto da alcuni dirigenti, per le quali bisogna necessariamente intervenire e gravare sulle tasche del cittadino, beh, io mi domando come mai poi si sperperi dal pubblico per quanto riguarda il 6GP, come mai si sperperi dal pubblico per il cosiddetto Urban Transition Center, che altro è se non una realtà evidentemente politica che raccoglie coloro i quali hanno comunque contribuito a vario titolo all'elezione a sindaco di Milano Menucci, perché un po' rientra in quei premi di consolazione. Insomma, tutta una linea che davvero sconfessa quello che è l'ideale della sinistra. Io non sono un uomo di sinistra, però mi meraviglio come mai uomini dichiaratamente di sinistra, facenti parte, ripeto, palesemente a questa amministrazione, vengono stranamente adottano provvedimenti che se fossero stati messi in piedi dalla Lega o dalla Lega Berlusconi, certamente avrebbero comportato scalpore e si sarebbe gridato allo scandalo. Sarebbero andati in piazza, insomma, voglio dire, qualunque realtà. Però qui è vero che io parlare di amministrazione di centro-sinistra mi viene soltanto da ridere, anche perché sinceramente forse un buon 40% viene dall'amministrazione di Bello, quell'amministrazione che ha comportato il dissesto, però se noi vediamo l'andamento finanziario di varie realtà, penso anche alla realtà di Clima Ambiente ANU, considerando la situazione finanziaria pesantissima, beh, sinceramente non c'è assolutamente da stare tranquilli, anche per possibili eventuali sviluppi futuri. Qui abbiamo anche dei dipendenti di Pasquinelli, l'amministrazione che ripeto non va incontro neanche ai dipendenti, a quei dipendenti seppur non diretti che comunque rendono un servizio alla città. Vedete, in altre circostanze avrei alzato la voce, oggi non alzo perché invece solamente amarezza, c'è solamente profonda tensione. C'è anche forse da parte dell'opposizione un senso di impotenza, nonostante i continui appelli,
del nostro pressing, il nostro essere incalzati, ma quando si ha un'amministrazione comunale con un sindaco completamente assente, che non si presenta in bravo può parlare, io so parlare.